È stato Antonino Cannavacciuolo, l'ospite dell'edizione 2018 di Gavi in Gavi, organizzata dal Consorzio di Tutela e resa speciale dalla celebrazione dei 20 anni della DOCG. 2 giorni di festa per onorare il vino, i suoi produttori e l'abbinamento con le specialità del territorio. Il momento clou della manifestazione, ricca di eventi, è stata la gara delle Proloco, chiamata a proporre il miglior abbinamento tra un piatto tipico e il protagonista bianco. A giudicare lo chef Cannavacciuolo, 2 stelle Michelin, volto noto della TV e ambasciatore della ristorazione di eccellenza. A vincere la competizione, itinerante di corte in corte e rallentata tra selfie, cori e richieste di autografi, è stata la Proloco di Pastorana con i corsetti al pesto, che ha sbaragliato su Gavi, Bosio, Serravalle Screvia, Tassarolo, Francavilla Bisio, San Cristoforo, Novi Ligure, Capriate d'Orba, Paroli Ligure e Carrosio. Di Antonino a Gavi è iniziato con un momento dedicato alla stampa nelle sale del comune, insieme al sindaco Rita Semino e al presidente del consorzio Roberto Ghio, dove ha parlato di territorio, sostenibilità e prodotti tipici. Ha spiegato che la forza di un territorio passa attraverso la sua narrazione, compiuta da una rete di interpreti, quali ristoratori, amministratori pubblici, esercenti, e l'Italia ha tutte le caratteristiche per non temere la concorrenza. Molto critico il pensiero dello chef sulla ristorazione, un mondo complesso e difficile, ha detto, capace di distruggere famiglie e capitali, da cui ci si salva solo con grande studio, lunga gavetta e alcune astuzie, quali ad esempio il recupero di ogni scarto di lavorazione. Un filetto, ha commentato, non dà la stessa fantasia e concentrazione di una buccia di pomodoro. Allo stesso tempo ha corretto un giornalista che ha definito alcune materie prime come povere. Sono meno nobili perché costano meno, ma non povere. La scommessa del futuro, secondo Antonino, risiede nell'utilizzo dei legumi e delle loro farine, ancora poco utilizzate in Italia. Parlando di agricoltura, Cannavacciuolo ha raccontato che è dal 1999 che si confronta con i produttori e invita al recupero dei grani antichi. Tra 10 anni in TV ci saranno i contadini, non più gli chef, ha detto. Dalle loro mani capisce cos'è il lavoro, il sacrificio e un grande prodotto. Ora c'è molta attenzione all'agricoltura, con prodotti di prima fascia e varietà di erbe e di semi interessanti. A proposito di televisione, facendo riferimento alle numerose trasmissioni di cui è protagonista, Masterchef, Cucine da Incubo e molte altre, ha spiegato che queste hanno il grande potere di diffondere una cultura e una conoscenza del cibo che fino a qualche anno fa non c'erano. Prodotti di mare, carni e tecniche non erano tanto conosciute nell'era pre-televisiva, caratterizzata comunque da tempi stretti e una buona dose di show. Un fuori programma della conferenza stampa è stata la presenza di Simonetta Piccardo, una concorrente di Masterchef che ha brevemente raccontato la sua esperienza in TV. Riguardo al vino, Cannavacciuolo è invitato a soffermarsi sull'etichetta, elemento che più di ogni altro lo emoziona. L'annata, ha spiegato, riporta la memoria dei venti, a chi c'è e a chi non c'è più, ed è sempre un momento intenso. Intenso proprio come lo stato quello di chiusura dal palcoscenico, dove lo chef ha voluto ricordare le vittime del crollo del ponte di Genova. Ad alzare il calice per i 20 anni di DOCG, al primo anno di Gavi in Gavi del suo mandato, il presidente del consorzio Roberto Ghio. I 20 anni della DOCG sono un appuntamento importante proprio per questo fatto, il ripensamento del Gavi dal punto di vista anche ambientale. L'agricoltura è sempre stata vicina al vino, scusate, all'ambiente, e di sicuro i 20 anni sono un'occasione per ripensare questo rapporto intorno anche all'uomo e intorno al sociale. Infatti di qui abbiamo fatto al maggio scorso la carta dei valori del Gavi, la carta del vino responsabile, dove si prevede proprio diciamo un primo testamento su il rapporto vino e ambiente che vuole essere non vuole non rimanere nei confini della DOCG, ma andare a essere uno strumento per tutti i vini italiani.